Double Face ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di The Binding of Isaac Repentance. Nello scorso episodio vi ho detto che avremmo scelto casualmente tra uno dei personaggi che ancora non abbiamo provato in assoluto. Tuttavia, visto che qualcuno di voi mi ha scritto nei commenti se avrei mai fatto una run con Lilith, oggi, a distanza di parecchi episodi, lo accontento. E torniamo da The Beast. Allora, è da un sacco che non gioco come Lilith. Tra l'altro, guarda, è figa! E hanno cambiato aspetto, sicuro, e anche all'Incubus. A parte che ora apre la bocca solo quando spara, prima non lo faceva. E... merda. Perfetto. Questo è nuovo. Mom's Lock, a piece of her lob. Ok. Mi sa che l'abbiamo sbloccato con Isaac questo, ma non ne sono sicuro. Allora, oggi andiamo da The Beast. Naturalmente, non entro nella treasure room per i motivi spiegati a suo tempo, che mi pare siano... che cazzo... what? Ok, e questo è l'effetto del Mom's Lock. Beh, se mi dà il coltello ogni stanza non male. No, ok, è già finita la pacchia. Va bene, mi darà un oggetto random a stanza, vattene a pesca. Insomma, per motivi spiegati a suo tempo, che mi sembra sia lo scorso episodio, non prenderemo le prime due treasure room, almeno sicuramente non la prima, perché tanto ce le ribecchiamo quando saliamo. Quindi, così prendiamo il planetario e le treasure room. Quando risaliamo intendo nel percorso della home, ovviamente. Mamma mia ragazzi, stasera è stata una serata impressionante. Mi sono visto l'episodio 7 della terza stagione di Breaking Bad, che sapete, no, ora la sto seguendo. A parte, quando vedrete sto video, non so se l'avrò finita, non credo, ma ci sarò molto vicino. Comunque sia, che cazzo di episodio, ragazzi. Alla fine ho urlato fortissimo di gioia, veramente. Un episodio dove sembrava dovesse finire tutto in merda completamente, invece è successa una cosa buona. Una delle pochissime volte in cui succede, ma è successa. Allora, questo non è male in realtà. Fatemi trovare una cosa. Ok, questo non è male, mi dà un effetto di una siringa casuale. Mom's Lock però è nuovo, mi dà una chance, mi ha dato il coltello a un certo punto. Beh, proviamoci dai. Ah, non ho chiavi però. Però nel negozio potrei trovarne qualcuna. Piano, 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 piano. I piani alternativi mi interessano per gli oggetti alternativi. È vero anche, in realtà, che essendo che sto saltando le treasure room, il primo piano, quindi dross 1 o down pur 1, potrei anche saltarlo, ma... adios. Non so quanto... oddio. Mi convenga comunque, perché risalendo poi posso scegliere tra due oggetti, quindi... quindi mi sa che ci vado. Ok. Scendiamo. In realtà non so nemmeno se ci conviene entrare nel patto con Satana, sapete? Che gli oggetti degli angeli negli ultimi episodi ci hanno dimostrato avere ottime cose, e con due cuori soli... ma, vediamo. Ora vediamo, eh. Lì servirebbe una chiave, ma non ci interessa, abbiamo detto. Le chiavi ora non ci interessano, non ci interessa più che altro entrare nella treasure room. Ci entreremo a suo tempo e a suo tempo ci servirà una chiave. Voi siete veramente dei bastardi comunque con queste cazzo di lacrime. Allora. Cioè, non se ne pole davvero, ok. vabbè. Purtroppo con l'Incubus, che è un po' sfasato nei movimenti rispetto a Lilith, non tutti, cioè a volte alcuni movimenti sono più sfasati per l'appunto, perché i proiettili sono da una parte mentre il personaggio è da un'altra. Ok, wow, brutta stanza questa, eh. Non sembrava, ma era una brutta stanza, nel senso che era difficile. Ok. Cazzo. Vabbè.
Niente, mi hanno tolto tutto. Allora devo andare per gli angeli a questo punto, se mi riesce. Devo assolutamente cercare gli angeli. La super secret potrebbe valerne la pena, vediamo. Cazzo, pensavo che... Quindi se fa così vai piano. Esatto, ok, va bene, questo non lo sapevo. L'ho appreso adesso. Oh ma... Ah, ho capito, mi dà un oggetto casuale di mamma o ad ogni stanza o ogni tot stanze. Comunque ogni tanto mi dà un oggetto di mamma casuale. Ok, proviamo a farla no damage. Il charm non era male. Vabbè. Peccato, mi ha messo proprio all'angolo all'ultimo. Un altro HP up. Ok. Basta, credo. È così piccolo Dross 1? Beh, potrei cercare la secret room, ma mi serve la bomba in realtà, quindi evito. E me ne vado al prossimo piano. Ci servirebbe un soul art più che altro. Sarebbe molto importante avere un soul art. Brutta anche sta stanza. Decisamente sì. Comunque il Mom's Locket non è per niente male. Avere un oggetto di mamma a caso ogni stanza è una cosa buona. Anche perché non tutti sono così male. Alcuni fanno abbastanza schifo, ma quelli passivi in generale è comunque una cosa buona averli. Ok. Come funziona con Lilith gli oggetti? Come funzionano con Lilith gli oggetti che tipo mi fanno sparare lacrime in altre direzioni oltre a quella normale? In maniera banalissima, cioè l'incubus che le spara tipo dietro di sé? Sinceramente non mi ricordo di averlo mai provato, anche se mi sarà sicuramente successo di provarlo. Ok, per un pelo. Ora possiamo entrare nelle treasure. 99 bombe. Beh, perché dovrei dire di no? Maledette moschine. Cioè, moschine. Cose, non mi viene il nome. Lucciole. Porca merda, se non avessi scivolato ce l'avrei fatta. E vabbè. Beh, non tutto è perduto in realtà, eh. Però la situazione sicuramente si fa più complicata adesso. E questa stanza? Avrebbe quasi voglia di utilizzare Box of Friends per distruggere prima le cacche. Ma ovviamente non lo faremo. Sarebbe sciocco da parte mia. Se me ne è sfuggita una, dopo rimediamo. E dai, fatti colpire. Va via. Con 95 bombe comunque direi che la secret room e la super secret room posso permettermi di cercarle senza problemi. Ok, non è male. Non è male. Però aspetta. Vado nella cursed intanto per incominciare. E cerco anche la secret room, ovunque essa possa essere. Allora, qua dentro, merda, no di certo. Ok, per puro culo, veramente. Sì, va bene. Avrei preferito andarci dopo il boss, ma è un buon potenziamento. Ora devo solo stare attento. Dai. Porco Giuda. Perfetto. Tanto con tutte queste bombe, figurati se non le uso.
Porco Giuda, non so come ho fatto. Non ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea. Mamma mia. Mamma mia, che ansia. Mamma mia. Che tensione. Che tensione. Buono. Beh, sono altre un 10% di più di chance. Non può essere un bad trip, quindi ok. Perché altrimenti sarebbe stato tramutato in una pillola positiva. Ora divento The Lost perché la situazione è parecchio brutta. Allora, mi permetto Dreamcatcher e questo. Poi, visto che tanto di cuori rossi, se ne ottengo, li utilizzo per, li tengo per me, faccio questo e questo. Perfetto. Più 35%? Ma Dio buono. Per carità, benissimo, ma... aspetta un attimo. Prima mi devo ricaricare l'oggetto, direi. Intanto bevo. Giusto. Allora... allora vediamo. Mi conviene prima andare a combattere il boss di là e poi di qua. È un po' rischioso, ma è rischioso comunque. Quindi intanto vediamo che carta è. The Devil. The Devil non è male. Oh, ma dove sta il fuoco? Quello bianco intendo. Eccolo qua. Perfetto. Guarda lì Lilith the Lost, che carina. Possiamo passare attraverso lo specchio, direi, e cercare di fare del nostro meglio. Ora vediamo se combattere il boss o meno. Non so quanto ci convenga, sinceramente. Dai, potrei usare le bombe però, perché vorrei utilizzare il Box of Friend sia contro di lui che di là. Ma in generale non è facile. Cioè, più che altro non ho abbastanza cariche per poterlo fare, ecco. Dovrei arrivare subito dal boss qua, ma il boss non è abbastanza vicino. Devo prima farmi tutte le stanze, quindi consumare possibili ricariche dell'oggetto attivo, e poi tornare indietro. Se faccio questo, mi ha dato 2 monete, se non altro. Non avevo l'85%, no, forse mi sto sbagliando stavolta. Anzi, molto probabilmente sì, mi sto sbagliando. Wow. Che ansia. Dammi mezzo soul art. Cioè, un soul art in realtà, ma insomma, non mi ha dato nulla, quindi amen. State buono. Ok. Qua ci potrebbe essere qualcosa. Boh, vediamo. Un ragno. Niente, ah, peccato. Oh, comunque è da un sacco che trovo sempre Dross, eh. Sempre solo Dross, mai Downpour. Voi siete le cacche amiche, yes. Dai, è forte. Ottimo. E quante monetine. Oh, comunque ho saltato 2 treasure room. Se non mi riesce a ritrovare il planetario, mi arrabbio, anche perché ho già perso un patto, insomma. Che vindi. Colostomia. Colostomia. Peccato. È difficile lui. Appunto. Penso che sarete d'accordo con la scelta fatta. No! Cazzo, la bomba ha fatto un movimento brutto. Ah, peccato, mi stava piacendo sta run. E ho perso di nuovo la mia win streak. Che palle! Beh, The Binding of Isaac è anche questo, purtroppo. Peccato, pensavo che lì con Lilith avrei avuto vita semplice, invece... E invece no.
Maledetto colostomia, sei, non sembra, ma è uno dei boss più difficili di quel piano. Ora piano, perché parto comunque con due black arts, quindi... Allora. Comunque non demordiamo. Tanto abbiamo perso, credo 10 minuti. Quindi ci riproviamo tranquillamente. Ed anzi, questo ci dà il là per fare altre cose nei prossimi episodi. Tipo... usare Jacob Esau, con cui tanto sicuramente perderemo almeno una volta prima di completare una run. Stavo pensando di fare, e dai, la Gridier con loro due, così da sbloccare due oggetti. Tanto so già che moriremo un sacco di volte nella Gridier con loro. Di nuovo il Dreamcatcher, però non ho le monete stavolta, bastardo. Moriremo un sacco di volte di sicuro facendo la Gridier con loro due, ma ce lo possiamo permettere se non abbiamo una win streak da salvare, come in questo caso. Beh, conviene cercarla qualche monetina, che dite? Può convenire, se non altro. La Cursed no, non conviene entrarci. Lì c'è una Tinted, e sai, servirebbero 3000 cose, ma il gioco non si degna di darmene mezza. Grazie. Grazie perché soprattutto ho usato l'attivo per questo motivo qua. Perché la stanza era una stanza di merda, ma va bene così. Per carità. Voi potete esplodere? Sì, ma non... Ah no, esplodete davvero. Cazzo. Fate la pesca. Allora esplodi, per favore. No, dove vai? Vai qua sotto, vai, esplodi. Tra l'altro lì si è aperta una secret room, non so come. Vabbè, faffan Brodrox. Magari c'è una bomba in quella secret room, chi lo sa. Dai, muoviti verso l'alto. Su, no. Vabbè. Sono impossibili da muovere come vorrei, lasciamo sta. Ammazziamoli e basta. Un solo art, ma per carità, non è male, però poteva andarmi molto meglio. Un primo piano abbastanza deludente. Le risorse ci sarebbero anche, ma non le posso ottenere. Vai. Una elf up, che tra l'altro mi dà anche un po' di protezione, quindi perfetto. Prendo il Soul Art, non ho modo di ottenere le bombe. Ah, non ho però chiavi. M'attacco, come si dice. Non ci posso fare nulla. Sto gioco di merda non mi ha dato risorse. No, si scherza. Si scherza. Però è vero, cioè non... Cioè, cazzo, non mi puoi mettere tre tinte Drock, no, due quant'erano, al primo piano. Una cassa, cioè, robe fighissime, ma non darmi bombe per raggiungerle. E ovviamente ora mi dà una chiave. Un'altra cassa che vedrò con il binocolo. Mosche, tanto per rompermi le palline. Ok. Tanto sono semplicemente lente da ammazzare, non sono un reale pericolo. Ecco qua. Ah, è un'altra stanza molto noiosa. Più che altro perché ci vuole parecchio a completarla. Ma se mi rompete qualche vaso, in realtà mi fate contento, piccoletti. Potrebbero spuntare fuori monete. Ma insomma, ora non... appunto, potrebbero spuntare fuori anche nemici, come ha dimostrato il piccoletto qui presente. Ok. Oh merda. Brutta stanza. Perché quello ha fatto il kamikaze alla fine? Ma... ok. Diciamo che lo accetto.
potevo portarlo qua per vedere se ci poteva essere una secret room, ma insomma, pazienza. Allora, con voi devo fare molta attenzione. Wow, che schivata. Ok, lo scorso piano ho preso un sacco di danni, ma qua mi sto incredibilmente facendo valere. Te non so se spari lacrime, se... non ha fatto nulla, boh, va bene. The Emperor. The Emperor può essere buono. The Emperor può tranquillamente essere buono. Ok. Duke of Flies, piuttosto semplice, dai. Ah, è Champion però, vabbè. Insomma, ci cambia poco. Cioè, provato, piccoletto. In realtà, grandicello, tanto piccolo non è. Ok. Allora, con due cuori soli, io skipperei anche Satana. E piuttosto andrei per gli angeli, sono sincero. The Emperor non è male, però forse sarebbe meglio prendersi Two of Hearts, perché due cuori possono sempre fare comodo, anche solo per la Sacrifice Room, per dire. Però non lo so, aspettiamo. Faded Polaroid, uno dei trinket che ho trovato di meno in assoluto in Isaac. Tant'è che non sono sicuro nemmeno di quale sia il suo effetto, forse ogni tanto mi dà l'effetto della Polaroid. Vabbè, qua era un po' una merda sta stanza. Non ci arrivo, porco giuda. Niente, non ce la fo. Ok. Perfetto. Perfetto. Posso entrare in negozio? Sì, ma ho 4 monete, quindi non mi conviene. Non mi conviene per nulla. Quindi The Lovers, abbiamo detto. No, Satana, mi dispiace, ma non mi avrai. Che cazzo? Perché sono così? Ah, è Faded Polaroid, allora non ha l'effetto della Polaroid. Ha quest'altro effetto strano, ok. E dai, Dross 2, che palle. Dammi Down pure, è un pelino più semplice almeno. Accidenta a te, maledetto. Poi figurati tutto sto casino, ok. Sì, confondo proprio i nemici, ogni tanto non mi vedono, che figo, mi piace. Peccato per questa challenge room in cui non potrò entrare, ma... Purtroppo non si può avere tutto. Allora, ho già skippato due treasure room, due, insomma, cose. Beh, con lei i minion non sono una cattiva scelta strategica. Poi Demon Baby è uno dei più forti tra i minion normali, se si esclude Incubus, quindi... Anzi, tra i minion proprio, tra i minion normali, nel senso quelli più... Quelli che si limitano a sparare qualche proiettile ogni tanto. Tra l'altro potrei anche diventare conjoined di questo passo. Allora, visto che recupero la bomba, sì. Ehi, piano. Te lì mi convinci poco, moschina cara. Ok. Magari dopo. Però sicuramente sì. Un'altra chiave, ma ora non ne ho bisogno. Ho più bisogno delle mie bombe. E ho bisogno anche del negozio, in realtà, per donare in modo da fare il patto con gli angeli. Dai, su. Non mi voglio far colpire, quindi fo le cose con calma, ma voi state veramente mettendo alla prova la mia pazienza. Ok. Ste piccole sanguisughe del cavolo che si confondono. Un pochino ci fai l'abitudine, ma ciò non di meno sono fastidiose. Ecco fatto. Allora, dicevamo, il negozio. E poi comunque il piano dobbiamo esplorarlo tutto in caso di planetari.
Planetarium. Ok. No. Destino crudele però, eh. Non gliele posso dare le 10 monete. Non c'è una moneta in tutto il piano? Ah no, aspetta. Grande, grande, grandi minion. Grandissimi tutti. Sono tornato normale, ok. No problem. Si fa così. Non c'è problema. Ah, è vero, potevo volare. Vabbè, aspetta. Ci pensami. Oh, quella è una tinted. Oh, 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 oh. Però non ho le bombe per usarla. Che palle. Ah, e ora sì, grazie. Perfetto. Ok. Lì non c'è nulla. Qua c'è il mio adorato coltellino. Svizzero? No, no, no. Voi dovete morire. Cazzo! Ok. Sinceramente ha fatto un movimento che non mi aspettavo. E quindi niente. Niente ragazzi, ha fatto un movimento che non mi aspettavo, mi ha colto alla sprovvista e mi ha colpito due volte. Oh, può succedere. Mi sento molto meno responsabile di prima. Però insomma, cioè, Lilith dovresti essere un personaggio. Oddio, è vero che quando sei The Lost, nel senso in versione proprio The Lost, è facile perdere, però cioè, non mi è mai successo due volte di fila in modo così cattivo. È una punizione perché non sto prendendo le treasure, ma io non le voglio prendere. Io voglio il planetario, cazzo. Io voglio il cazzo di planetario. Comunque va bene, non andrò più dal boss la prossima volta che raggiungo il piano. Oh, che vi devo dire? Per me è sempre un oggetto in più, quindi fa comunque piacere andarci, ma se tanto devono essere questi risultati, allora vaffanculo. Cioè, non è che posso perdere tutta la sera, anche perché una certa devo andare a letto, quindi... Comunque, vediamo di concentrarci un attimino di più, allora, sto giro. Aumenteranno i momenti in cui farò più silenzio, penso. Queste togliamoci dalle palle, perché... potrebbero essere pericolose. Ok. PhD sarebbe bellino. PhD a inizio partita sarebbe veramente bellino. Ma non troverò mai 15 monete per comprarlo, immagino. Ok. Peccato, il mio Demon Baby mi faceva piacere averlo. Che fastidio. Con Lilith è sempre bello avere qualche minion in più, anche quando fanno schifo, perché tanto raddoppi tutto, quindi... Ok. Perfetto. Pin, ah vabbè. Easy, dai. Meno male non sei champion, perché almeno ho vita ancora più semplice così facendo. Così fa champion. Non ho una chiave. Di nuovo? Oh, ma questa cazzo di chiave non me la vuol dare il gioco. Vabbè. Almeno stavolta non ci sono due tinte rock da non poter far esplodere nel piano. Ecco, qua però c'è arcociuta. Il problema è che due bombe mi servono per mines. In realtà lo faccio solo per le doppie treasure room e per il coltello, eh. Non ce ne sarebbe bisogno, lo so benissimo. Però sono comunque un vantaggio, ecco, mettiamola così. Ok. Beh, io ce la metto, nel dubbio. Ok. Se poi non troviamo le due bombe, amen, sentite. Dobbiamo comunque andare solo dal The Beast. Quindi i due pezzi del coltello sono utili ma non necessari. Tanta cacca.
Tanta roba che ci rallenta il cammino più che altro. Più che ostacolarcelo. Ma hai... Ah, ti stanno benissimo quei tacchi, Lilith. Si intonano perfettamente con i tuoi capelli. Sei uno schianto. No, non è vero, a me in realtà i tacchi fanno schifo perché non mi sembra giusto che le donne in generale per dover apparire più belle, per raggiungere un qualche tipo di standard di bellezza che non è giusto imporgli, debbano mettersi della roba che gli fa male ai piedi, perché ora non ho mai chiesto esplicitamente, credo, no, forse una volta a mia madre, ma in generale come fa a essere comodo mettersi delle scarpe che ti costringono a piegare il piede in quel modo, cioè deve essere parecchio brutto. A meno che a una persona, perché non è per forza che deve essere una donna e basta ammetterle, ma a meno che a quella persona, quindi per rimanere più generali possibile, non gli piaccia, non si veda bene con i tacchi, allora in quel caso ok, ci sta. Se lo deve fare solo per farsi piacere dagli altri, e allora non va bene questa cosa. Addio. Va bene, ma nel senso che la nostra società fa schifo, nel senso che richiede alle donne di mettersi queste scarpe scomodissime per raggiungere uno standard di bellezza che non dovrebbe esistere. Punto. Forse è un discorso un po' complicato che non va affrontato in un video di The Binding of Isaac, lo so. Però i tacchi di Lilith mi hanno dato il là e mi sono un po' fatto trascinare. Ok. Tornando a noi, vediamo di non farci colpire in questa brutta, brutta stanza. Accidenti al tuo sfasamento, Lilith, non mi riesci a colpire nessuno. Mamma mia, allora fammi mettere a posto un attimo i capelli, perché ora me li sono sciolti pensando che mi piacesse di più che averli legati. Invece guarda, porca puttana! Oh! E che cazzo? Ora li devo grattare pure. Piacerebbe che tu ti mettessi lì. Ce la fai? Ce la puoi fare, piccoletto? Te lo giuro, ce la puoi fare. Porca... Vabbè, magari non c'era una treasure room, una secret room. Treasure room ci sarebbe anche, ma non ci voglio andare. Un secondo piano con veramente pochi potenziamenti comunque per ora. Non siamo messi bene. Ok, il piano è esplorato tutto, quindi andiamo. Demone contro demone, ci sta. Perché non c'è un minion ispirato a Little Horn? Ci starebbe benissimo, cavolo. Little Horn è un boss carino, tipo Baby Plum. E Baby Plum gli hanno fatto Plum Flute. E anche un oggetto che ancora non abbiamo trovato, che è Fruity Plum, credo. Mentre di lui niente, poverino. Allora, Strength non è male, me la tengo. Il patto con Satana di nuovo no, soprattutto perché abbiamo un solo cuore questa volta. Dai, basta Dross, però. Cioè, non è possibile. Esiste anche Downpour gioco, è programmato, giuro che l'ho già visto nelle mie partite precedenti. Non sono pazzo, non sono pazzo, dovete credermi. Tipo nei film. Oh, finalmente un oggetto buono, dai. Questo può essere buono se ogni tanto me li spara però sti proiettili, altrimenti è come non aver preso nulla. E soprattutto se vanno a segno. Ma sapete cosa sarebbe ancora più utile? Un quarzo di planetario! Allora. Considerate le due treasure room che ho saltato. E non li sparare a vuoto, sparali quando sto sparando a un nemico. Bravo, 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 perfetto. Ok, si fa così con loro. Wow. Ci hai provato, ma ti è andata male. Perfetto, bravo mio piccolo incubus. Wow. Ok. Poteva essere molto più pericolosa di quanto non è stata.
Quasi quasi sapete cosa? Ora la fortuna diventa abbastanza importante perché ci aumenta la possibilità di sparare queste lacrime che... questi denti, anzi, proprio, che fanno danno quadruplo. Piccola moschina eterna, che però è morta. Non voglio sprecare la mia unica chiave in questa stanza. Mi può servire per altri scopi. Perfetto, perfetto, l'abbiamo gestita in maniera flawless. Perfetta. Quanta gente. Maledetta cacca, ora ce l'ho con te perché mi hai fatto perdere la partita di prima in modo ignobile e ingiusto. Allora, ho 10 monete, quindi un salto al negozio lo farei anche. Vediamo un attimo se... No, quella sarà la stanza dello specchio, immagino, quindi no. Non ci può essere il planetario. Allora, la blanchetta è anche un buon oggetto. Insomma, ma allora erano prese in... Scusami, erano 10 monete, non l'ho visto male. Erano 10 monete. Perché 33,8%? Ma sei scemo? Oh! Allora, fermi un attimo, eh. Fermiamo i lavori. Ok. Come no? Io ero sicuro che il patto con gli angeli fosse garantito a questo punto. Ma abbi pazienza, gioco. Sì, ora le cacche esplodono per via del trinket di merda, ma dai. Abbi pazienza, gioco. Io le ho donate le 10 monete alla cosa, cioè l'avete visto anche voi, ragazzi. Ora, se il gioco è stronzo, io non ci posso far nulla, purtroppo. A sto punto, intanto vado di là e poi se ne riparla, eh. A questo punto mi tocca farla la battaglia boss qua, perché mi serve un oggetto in più. Sono troppo debole. E c'ho paura di morire, sinceramente, ma... che devo fare? Cioè, mi serviva il potenziamento degli angeli, ho investito tutto su di loro. Cioè, perché il gioco mi deve prendere in giro in questa maniera? Che ho fatto per meritarmelo? Non mi pare di essermi comportato male. Siete dei bastardi. Siete veramente dei pezzi di merda. Ok. Questa è stata colpa mia. Allora, le cacche esplodono, quel trinket deve esplodere a sua volta. Quindi distruggiamo queste e poi ciao ciao trinket, perché con te non mi sento al sicuro per nulla. Ecco qua. Bella la lacrima. Ah giusto, io volo, 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 volo. Quindi posso fare questo, yeah. Chiave che ora mi è inutile, ma mi va bene uguale. Ok. Lo sapevo io. Stai buono. No, non me la farai di nuovo, maledetto. Poi. Dai, Clog, dammi qualcosa di buono. Perfetto. È un tier sap, credo. Sì. Più o meno. È un tier sap.
Ok, allora di là a destra non mi pare ci sia nulla di buono, di utile. Insomma, non penso ci troveremo niente di incredibile. La cursed non c'è in questo piano, quindi me ne vado. Ok. Lì sarebbe bello entrarci, ma... potrebbe esserci una secret room. Vediamo un attimo. Sì, decisamente sì. Vabbè, non andrò a Mines 1, ma andrò a Mines 2. Va bene? Facciamo sto patto. Ok. Vai. Speriamo ci sia qualcosa di buono, perché ci sto sacrificando, ci sto rimettendo parecchio. Questo è buono. Questo è decisamente molto buono. Ma mi si sono ingrandite le lacrime. È stato Tropicamide, credo. Ah, giusto, perché quello non è Eye Drops. È quello che mi aumenta la grandezza delle lacrime, proprio. Giusto, giusto. Dai. Maledizione a quel tuo attacco che è tostissimo per essere uno dei boss del primo piano. Barra secondo. Te sei solo imprevedibile. Ok. Ok, bella lì. Bella lì. Ne è valsa la pena, dai. Piano piano sto rimediando. Agli errori fatti. Quindi, adios, io scendo. No, la boss rush non mi interessa, gioco, ma ti ringrazio di avermi fatto notare che volendo potrei ancora farla. Se mi sbrigassi di parecchio, in realtà, Non è che è proprio gratis a questo giro. Perfetto, speravo in una pillola buona, non è uscito nulla, quindi pazienza. Colpa, cosa ho ingoiato? Nulla, perché altrimenti mi comparirebbe a destra, vero? Gulp può essere buona se troviamo buoni trinket e ritroviamo la pillola. No. Che palle. Beh, almeno ora ho 67% di chance degli angeli. Ok. Quindi le 10 monete servono soltanto quando hai già rifiutato un patto con Satana, ma entrandoci dentro proprio. Entrando nella stanza del patto. Altrimenti non influenzano le probabilità. Sì, ma che idea di merda, scusami. Se io al secondo piano skippo completamente il patto con Satana, cioè a questo punto è quasi meglio entrarci e poi dirgli no, grazie. Cioè se io skippo il patto con Satana, che ho una probabilità al 100% di ottenere, e mi devi dare il 100% anche al piano dopo, che cazzo. Non puoi partire dal 33%. È una fregatura, è uno scam. E che diamine. E dai, vuoi morì? Grazie. In questa idea di game design non sono d'accordo. Dovrebbero, se sono così bravo da non prendere danni da cuori rossi per tre piani, perché voglio il patto con gli angeli, me lo devono dare al 100%. E poi a questo piano chiaramente sarei dovuto partire dal 33%, se al piano precedente non avessi preso danno da cuori rossi, cosa che in questo specifico caso non ho fatto, ma che in generale non è vera, chiaramente. Peccato, peccato, poteva essere un'ottima scelta di game design, a mio modesto parere. Cioè, premi l'impegno del giocatore, che cazzo, non posso sempre affidarmi al culo. Va bene che Isaac è anche RNG, ma insomma, un po' di profondità strategica ci vuole. No. Ora strategia la mandate abbastanza a pallino. Sentite, non c'ho voglia. Qua c'è troppa gente. Cominciamo a spammare lacrime. Anche perché non abbiamo sto gran danno. 3,50 è decisamente poco. Ok.
Wow, ok. Per fortuna, una bomba? Sì, ok. Ci sto, grazie. Guarda, dopo che ho incontrato la tua controparte delle fogne, te sei molto più amichevole di quanto tu non voglia essere. Quindi, visto che tanto la macchina delle donazioni non influenza le chance, ecco. Bambino non è bello. Qual è stanza poi? Ecco, mi ha preso pure la monetina. Bastardo. Ma ha fottuto delle monete o sbaglio? Sono messi. E dai! Non capisco cosa mi colpisce. Ma Dio buono. Oh! Bambino di merda. Bambino di merda. Ma che vuol dire? Ma non volevano dire nulla i danni che ho preso. Oh. Cazzo, ma sono meglio i boss di piani alternativi. Forse Singe è l'unico che è peggio, ma... Cazzo, cioè... Tutto mi ha tolto, tutto quello che c'avevo. Tutto. Se non ho il 100% di chance del patto con gli angeli al prossimo piano, qua vola qualcosa, ragazzi, vi avverto, eh. Io vi avviso. Qua vola qualcosa. E non sarà bello. Ok. Hive Mind. No, perché non ho mosche su cui utilizzarlo. Quindi no. Allora, posso andare nella Cursed. Prima però fammi esplorare tutto il piano, perché io sono... Vi ricordo sempre che dobbiamo trovare un planetario, se il gioco ha voglia di farcelo trovare, ecco. Perché è sempre ammesso e non concesso proprio. Però sei un figlio di puttana, va bene, lo prendo. Embrace Chaos, vattene a fanculo Edmund Macmillan. Embrace Chaos, un corno. Allora, una pillola. Cosa sarà mai? Ematemesi. No, lo riprendo. Non penso di aver bisogno di altri, no. Perché ho trovato un solo health up. Ok, quindi sto a posto. Quindi quello che faremo adesso sarà entrare nella Cursed, prendere l'oggetto del boss che sta nella... in quell'altra stanza lì, e eventualmente teletrasportarci via, sapete? Mamma mia, che ansia. Mi sa che uso The Emperor per uscire, perché non ho nessuna intenzione di affrontare due boss là dentro con un cuore solo. Perfetto. Che spawnato. Ciao. Pina l'avrei potuto anche affrontare, ma insomma, per sicurezza è meglio non rischiare. Allora, adesso mi vado a prendere il cuore che mi sono lasciato indietro, rosso, e poi mi prendo ovviamente il mio amato Soul Art. Perfetto. All right. Ci siamo, piano piano facciamo, ecco. Certo, non siamo per nulla in condizioni di affrontare The Beast, questo purtroppo è vero. Diciamo che l'unica cosa che mi dà un po' di speranza con Lilith, ok, è l'Incubus e la Box of Friends, perché posso raddoppiare il numero di Incubus che ho, quindi... Ah, cavolo. Tra l'altro è doppiamente invisibile. Vabbè, Lich. Ma sono un altro, è un minion e posso raddoppiare. Quindi va anche bene. Ed anzi, potrebbe essere utile in caso di Blood Donation Machine o cose simili.
Dai! Ok. No. Dai. Bello. No, molto bello. Per carità, è stato utile, eh. Però stava per danneggiarci. Accidentaccio a lui. Ok. Panic button, no. Questo mi attiva l'attivo quando prendo danno e non mi va proprio. Con questo attivo poi non sinergizza molto bene. Mettiamola così. Monetina. Meglio di nulla. Oh cazzo. Wow. Che ansia. Ah, te ti conosco molto bene. Perfetto. È da un sacco che non li vedevo questi nemici qua. Non so se dire se sono stato felice di rivederli oppure no. E dai. No, no, no. Ma poi guarda, non è servita un cazzo perché non l'ha nemmeno ammazzato. Perché mi si è raddoppiato il minion, l'incubus, senza volerlo? Oddio mio. È una cosa buona, ragazzi. Non mi fraintendete, ma se non la posso controllare, non è una buona cosa. Ok, mamma mia. Tosta. Questa è stata tosta. Un'altra stanza enorme. E dai, eh. Ma da dove è venuto fuori il secondo incubus? Ah! Cambion Conception! Cambion Conception mi ha dato un secondo incubus? Non ci credo. No, non ci credo, non è possibile. Di tutti i minion che mi poteva dare, mi ha veramente dato il più utile di tutti? Cazzo, che figata. Allora vedi che il karma esiste. Ok. Ora ci siamo. Quello aspetta. Ok. Oggetto misterioso? No, mi tengo le monete per il prossimo piano. Anche se in realtà, no, meglio prenderlo adesso. The battery. Ottimo. The battery è molto buono. Possiamo avere molti più minion così facendo. Dai. Allora, prima di tutto, boss. The shell, perfetto. Sei anche relativamente semplice. Basta prenderti con le dovute pinze, la dovuta calma, e sei fattibile in modo semplice, ok? Perfetto. Ecco appunto, era esattamente questo che volevo evitare, ma ce l'abbiamo fatta comunque. Oh, via. Ora, se non mi dai qualcosa di buono, tra l'altro non lo posso nemmeno vedere che è, mi incazzo. Bravo. Bene, non mi lamento. Non ho niente di cui lamentarmi. Siamo Ashpit 2, quindi non ha senso chiedere un altro patto con gli angeli, perché tanto possiamo tenerne solo un altro e preferisco usare la bomba per la cassa. Poi abbiamo già ottenuto Godhead, quindi ora mi sentirei in grado di affrontare The Beast, sono sincero. Comunque, visto che Lilith può fare affidamento sul Box of Friends, mai personaggio più di ora mi ha richiesto di andare a prendere il coltello. Dunque, vai. Si parte all'esplorazione della miniera, Lilith. Guarda il mio piccolo incubus che mi segue, che bellino che è. Piccolo angelo. Così spaventoso, così abbandonato. Cosa succede? Ecco, per farvi capire quanto sto preregistrando, questo è l'episodio che sto registrando temporalmente subito dopo aver pubblicato
il mio video meme su Repentance, When You First Enter in Mind's Stew in Repentance, per chi l'ha visto. E per chi non l'ha visto, ve lo consiglio di andarvelo a vedere, perché sono 6 secondi che penso vi strapperanno una mezza risata. Ok. Wow. Che lag. Aiuto. E non ho idea di perché ci sia, perché non ho toccato di nuovo le impostazioni di OBS. Vabbè. Come cazzo facevo a schivarlo? Non si sa. Deve essere sta zona comunque gli sta dando fastidio, anche se non so perché. Non gliel'ha mai dato fino ad ora. Ed infatti anche quello mi sta un attimo deconcentrando. Perfetto, ora siamo a posto. Allora, con mezzo Soul Art a proteggerci, proseguiamo. Sarebbe quasi da entrare qua dentro, Però non lo farò. Però non lo farò. Ci fossero stati più cuori, avrei potuto pensare però di andare nella Sacrifice Room più di una volta. Ma così proprio no. Dai che magari c'è il Magic Mush in questo fungo. Ma figurati. Poteva essere però, poteva tranquillamente essere. E si scende. Come si è bloccata la statua, bellissimo. Era tipo tristissima. In realtà stava, credo, sputando, cioè stava, come se fosse strozzata dalla bomba e la stava sputando fuori. Poverina. Sì. Wow, ok. Allora, questo credo sia Venus, ma non ne sono per nulla sicuro. Questo Uranus? No, Uranus è quello che mi dà le Ice Tears. Questo è... non lo so, però mi piace di più. Saturnus. Esatto, Ring of Tears. Ho un alone di lacrime Godhead? Stai scherzando? Praticamente posso... esatto, dai. Volevo fare la figata. Volevo dire, posso non sparare praticamente. Mi proteggeranno un sacco queste lacrime. Bene, bene, molto bene. Piccola revenge personale. Allora, tanto non perdo nessuna chance. Perfetto. Ci ho solo guadagnato. Treasure room. Oh, comunque sto bastardo di un gioco ha osato darmi, questo è molto buono, madonna, ha osato darmi, sembro uno del mausoleo veramente, ha osato darmi il planetario praticamente al quasi l'ultimo piano disponibile in cui ottenerlo, che palle, me lo sono dovuto proprio sudare. Allora devo stare attento qua perché mi devo prendere assolutamente the full, dov'è? Non si sa. The Fool dov'è? Non si sa, ma ehi, va trovato a tutti i costi. Quanto cazzo è forte sto oggetto del planetario, non si può dire. La Red Candle non sarebbe male. Ora mi devi dare. Ok, ora me l'ha data. No, prima ho donato 10 monete, ragazzi, sono, cioè, potete andare a rivedere, erano 10 effettivamente, perché da 10 sono sceso a 0, quindi non mi sono sbagliato. Dicevo, la Red Candle non sarebbe male, ma il Box of Friends non lo posso abbandonare per nessun motivo al mondo. Lo sarò lasciato dietro il teschio giù. Ovvia, il teschio giusto. Mi sa di sì, eh. E allora cerchiamolo. Fiega. Bomba mia. Teschio, dove sei? Sono parecchio lento, però uno di velocità è veramente poco. Non ho ottenuto nemmeno un potenziamento che fosse uno per la velocità. Male, male, male. Veramente molto male. Allora, ora facciamo una cosa, ho una mezza strategia in testa.
Oh, questa è buona. Questa può essere buona più che altro. Vediamo cos'è. Wow. Forget me now. Forget me now. Ok. Allora, non c'è problema, non c'è problema. Si può fare. Fammi pensare. Vado da mamma, la combatto, prendo la Polaroid, torno qua. Vado da lui. Uso Forget Me Now. E al prossimo piano, se anche non ci fosse default per un qualche motivo, posso comunque andare nella home. Ah, qua c'è un black art. Ok, buono. Quindi sì, in teoria vinco io. Ok, vai. Fight me, mamma. No. Vabbè. Niente, ho perso tutte le chance che potevo avere nella vita proprio. Pazienza. Tanto stiamo messi bene comunque, se non per la vita. La vita in questo momento è veramente un bel problema. Un bel problema. Allora. The Chariot, eccolo qui. Nel negozio ci sono andato e non ho trovato niente di buono. Perfetto. Allora, cacami qualcosa di buono, maledetto. Avrei dovuto donarti prima di andare dagli angeli, forse, ma tanto danno l'ho preso uguale, quindi pazienza. E dai. Sei un piccolo bastardo. Ecco, infatti. Karma, bitch. Death. Beh, sicuramente non è male. Ah. Ma la vedo un po' ingrassata, Lilith, o sbaglio? Non so se sia perché ho preso un oggetto particolare o cosa. Però mi sembra un pochino più tonda rispetto a come me la ricordavo. Allora. Vediamo. No. Fermo lì. No, avendo 10 di range, quell'oggetto non ne vale la pena di prenderlo. Proprio per nulla. Sì, lo potrei togliere dal pool degli oggetti, ma insomma. Amen, sentite. Allora, The Chariot me lo tengo, è meglio di Death. Poi prendo il cuore. Non siamo messi bene a vita, ragazzi, ma proprio per un cavolo. Purtroppo. Prendo anche questo. Forget me now is the only way. Spero con tutto me stesso di avere da qualche parte un HP up in qualche modo. Oh, la Curse of Darkness se n'è andata, ora ci vedo. Che sollievo. È vero che abbiamo questo alone di... Daglie. Bravo, gioco, bravo. È vero anche che, mamma mia, abbiamo questo alone di lacrime intorno a noi che ci protegge, ma... mamma se ne frega di questo alone di lacrime, ecco. Meno male non sparavi Brimstone perché sennò ero fregato. Ok. Perfetto. Chi manca? Ciao. Bene. Una runa. Potrebbe essere Algis. E Algis sarebbe... indescrivibilmente buona. Con 9 chiavi tutto può accadere. Two of Spades lo uso subito. Tanto non penso avrò bisogno di più di 16 chiavi nel corso della partita. Ansus va bene. Ok, c'è una secret room e una stanza con una doppia chiave, credo. Cioè che richiede una doppia chiave per entrare, insomma. Sì. Tre rune. Ma davvero? No.
Wow, questo è buonissimo. Questo lo conosco da Antiperfed, è un all stats up, insomma è parecchio buono. Quindi alla grande, perfetto. Anche un oggetto credo abbastanza raro all'interno. No, in realtà penso abbia la stessa rarità di tutti gli altri nelle... Allora, cosa faccio? Mi tengo Decerriot e dopo vengo a prendere Degas, eh. Penso che la rarità degli oggetti in stanze segrete sia uguale per tutti gli oggetti, quindi... Però insomma, sono contento di averlo preso. Perché la lingua di fuori ora? È la salsiccia, gliel'ha fatto fare. Lilith, ma che fai? Con la lingua di fuori, guardate che carina. Oh, mamma mia, sei bellina. Allora, dai, è così. Dai, alla grande. 1,53 di danno in più è tantissimo, cazzo. Mamma mia, i chiodi che mi ruotano intorno, è figata. Ok, questo è meno figo. Non c'è il teschio con la X sopra. Vediamo cosa ci offre questa chest. Qualche monetina, va bene. C'è una Blood Donation Machine in giro a cui possa donare? No, vabbè. Ora entra in quella stanza, sarà una bella merda. Ma lo devo fare perché devo tornare indietro. A meno che non mi dia the full adesso il gioco. Però non mi sembra che abbia avuto intenzione di darmelo. Allora, vediamo se me lo dà la stanza segreta. Figurati. Wow, che schifo. Allora, prima di combattere mamma... vabbè, non importa, non importa. Non importa. Mi dispiace per il Soul Art, ma non importa, cerchiamo in giro. Cerchiamo in giro, eccolo qua, maledetto bastardo, se avessi trovato un attimo fa, un attimo prima, sarebbe stato meglio. Ora mi domando e chiedo, no? Se io ora prendo anche il negative, mi rimuove la porta, la Polaroid o il negative? Mi sembra una domanda lecita. E dai, però non è possibile. Perché ho fatto Maw of the Void? Dove cazzo viene fuori questo piccoletto? Cambio un Conception ha già dato vita a un Incubus. È possibile che l'abbiano buffato e ora possa spawnare più di un minion? Strano ma vero? Sì, però ascolta, ma ora mi sono... Con 1,35 velocità non mi riesce di... Io non ho parole. Non ho parole. Va bene, grazie di aver annientato le mie speranze. Questa è carta Judgment. Judgment. Ok. Niente, vabbè. Volevo fare un'altra cosa e invece ho perso anche il Soul Art. Che coglioni, questo cazzo di oggetto non lo prendo più. Cazzarola, io volevo entrare qua dentro e lo potevo fare grazie a lui. Ma no, Macmillan ha detto, sai cosa, Curse of the Tower a go go, ma vaffanculo. Curse of the Tower lo devi attivare quando mi fa danno un nemico. Non quando sto donando a un cazzo di Devil Beggar. Che palle. Dagas, dai. A volte veramente non ho parole. Qua c'è una bomba. Una bomba vera, non una merdosissima troll bomb. Ma che fanno i miei chiodi? Si muovono in maniera strana. Quindi facciamo così. E no, volevo una moneta per comprare quello, giusto per fare qualcosa con queste monete. Ok. Quick Air Charge. Allora, Degas lo uso al prossimo piano, così mi tolgo le maledizioni se ci sono.
altrimenti ce lo teniamo stretto per più tardi. Allora, vediamo cosa consuma. Perfetto, il negative. Ah, però mi ha tolto danno. Vabbè, pazienza. Sentite. Ok, scendiamo. Non è facile per un corno, ragazzi. È veramente tosta. Perfetto. È comunque tosta perché non abbiamo tutta questa vita su cui poter fare appoggio. Anzi, affidamento. Ah. Che devo fare? Ah. Wow, davvero? Che cazzo? Mamma mia, è tosto, ok. Ah, ma non era per aprire la porta? Ah, come non detto, allora. Non è tosto. Wow. Lo apprezzo tantissimo, grazie. Lo apprezzo veramente tanto. Ci siamo quasi cappati con... E Dio buono. Va bene. Come funziona adesso? L'ho rotto? Ah no. Ok. No, l'ho proprio rotto invece. Come fa? Allora, aspetta. Andiamo a far così. No. Così. Così. Vai. Giù. Qua su. Perfetto. A un certo punto mi sembrava mi avesse colpito, ma per un qualche altro motivo non mi ha colpito. No, 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 no. Madonna la musica. Che ansia, ragazzi. Che fottutissima ansia. Allora, procediamo con cautela. Silver dollar, inutile. Meglio. Silver dollar inutile in questo contesto, Madonna. Non te lo sapevo e mi avrebbe colpito. Preferisco la lampadina, grazie. Ok. Aspetta. Tanto le chance ormai sono da farsi benedire tutte quante, quindi... Quanta pazienza che ci vuole con voi. Voglio quello misterioso. Quell'altro non mi serve a un granché adesso. Purity! Dai! Mi ha dato il potenziamento peggiore di tutti. Il range, ma insomma va bene uguale. E dai, ma... Ok, comincia a diventare importante concentrarsi. Tipo, molto importante. Ok. Che cazzo è il negozio? Aiuto. Questo Little Abaddon è carino, ma non riesce a essere utile quanto vorrebbe, purtroppo per lui. In compenso le mie sanguisughe sono i miei migliori alleati, perché qua mi stanno rifocillando di vita, che è una meraviglia. Qui. Ok. Qua sopra non credo. No, qua sopra non può essere. No, la stanza super segreta ci sono troppi posti in cui potrebbe essere. Invece il negozio mi interessa trovarlo. Per la stanza segreta non ho indizi. Quindi per il momento la metto in sospeso. E Dio. Meno male mi droppano questi mezzi cuori rossi che fanno più che comodo. Dai, è così. Allora, questo fa proprio schifo. Ma aiutatemi a dire che fa schifo, ragazzi. The Tower, veramente, ragazzi, dai. Prenderò il Soul Art, ma dopo. Judgment. Ok, piccoletto, è la tua ultima chance. Non posso superare le 5 monete. Ecco,
Attenzione, attenzione. Buono. Poi torniamo indietro e prendiamo sia Degas che quell'altra, ragazzi, non vi preoccupate. Per ora mi lascio tutto alle spalle. Wow. Queste esplosioni non le capisco, ma penso che siano dovute a quel nemico che in qualche modo mangia le tue lacrime e poi esplode. La libreria. Ho fatto un errore. Ho fatto un errore, ma posso rimediare al mio errore. Con un piccolo sacrificio. L'errore è che non ho lasciato un trinket nelle stanze del tesoro barra... Chi è che spara una lacrima in più? Nessuno. Ah, giusto, Dubukon. Non ho lasciato un trinket praticamente da nessuna parte. Ma posso rimediare lasciando quello che ho adesso. Nella stanza del papà. Meno male che me ne sono ricordato. Io l'avevo detto, mi sarei scordato di questa cosa più volte. Amen, 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 amen. Ok. Allora, Degas posso anche tenermela fino a che non è strettamente necessario utilizzarla. Quindi è quello che farò. Vedi, ci sono anche i trinket, vabbè, sacrificabili, ma non ho spazio per due trinket, vero? No, direi di no. Comunque, vabbè, che ci porti uno, che ci porti l'altro è uguale. Sono stato dappertutto, quindi direi che bisogna andare. Allora, ok. Ah, giusto, Degas, vabbè, lo usiamo subito, non c'è problema, perché non ce lo possiamo portare dietro, dico. Perfetto. No. Chi cavolo protegge poi? Ah, maledetto. Strength. Purtroppo non posso. Purtroppo non mi posso portare dietro assolutamente niente. Ma non importa. Siamo perfettamente in grado di farcela anche così. Dobbiamo solo stare attenti a prendere le prime due treasure room, dove abbiamo lasciato degli oggetti. Ok. Infatti, vedi, queste sono tutte vuote, che palle. Perfetto. Si risale. Grazie, gioco. Beh, poteva essere un Balls of Steel. Comunque, aver preso danno ci ha fatto prendere più danno a nostra volta grazie a Purity. Quindi, buono, immagino. Ok. Si continua a salire. Lì c'è una tinted o sbaglio? Aspetta. Questa non è una tinted? Oh, sì che è una tinted. Dammela. Buona, buona, buona. Niente, però questi funghi potrebbero avere qualcosa al loro interno, invece... una ceppa di niente. Ecco cosa. Dio. Quanto lontano era quel proiettile. Quanto lontano era arrivato quel proiettile. Tinted no, non ne vedo. Le bombe ce le ho, quindi perché no? Questo non è male. Questo non è male. Madonna, questo non l'ho mai visto. Bellissimo. Pericolosissimo, ma bellissimo. Ok.
Ok, tanto la chiave di là non ci serve. Questi invece ci servono come il pane. Ragazzi, ho lasciato un Eternal Heart dietro, vero? Che... sì, ma forse in una partita in cui sono morto, non me lo ricordo. Però mi sa che ho lasciato un Eternal Heart dietro. Allora, però qua in giro mi interessa più che altro la Treasure Room. Niente, ok. E allora è proprio una maledizione. Tutti sti piccoli beggar maledetti. Beh, in realtà sono comodi, ma solo se hai le monete. Cosa che noi qua non abbiamo. Shot speed down, sicuramente. No? Ah, forse i prossimi piani. Chi l'avrebbe mai detto che il basement sarebbe stato il piano più difficile del gioco? Ah, c'era una cracked key. Vabbè, pazienza. Non ci posso fare niente, purtroppo. Ecco, voi siete abbastanza pericolosi, per esempio. Dai, però, l'avevo anche detto. Che è successo a quella lacrima? Cominciava a orbitare attorno a me come le altre. What the fuck? Ah, ogni tanto lo fanno. Perfetto. Buono a sapersi. No, mi interessa questo. Mamma mia. Mamma mia, Loaming. Mamma mia. Minchia, quante mosche brutte che ha spawnato. Con calma. Uno alla volta. E dai! Ma what the fuck? Ok, qua però ci sono le treasure room che mi interessano, per forza. No. Brava. Sei morta subito. Due Duke of Flies. Minchia, meno male che abbiamo trovato Godhead. Perché se no era un casino sta partita. Probabilmente non saremmo arrivati così lontani. Un patto a volte. Che cazzo è successo? Quella cacca era rossa e non l'ho visto, ragazzi. Non mi sembrava. Che c'è? No. Quella cacca era rossa, va bene. Boso? Non fa schifo, soprattutto perché madonna la velocità. Ah, non era Boso, perfetto. Comunque Boso non è male in ogni caso. Più volte ci è stato incredibilmente utile. Incredibilmente nel senso che non si direbbe che sia un oggetto utile, ma ci sono state delle volte in cui è stato utile. Quindi lo prendo comunque volentieri. Si sale. Ho preso questo trinket comunque perché penso che aumenti la chance degli effetti secondari delle lacrime. Quindi in particolare dovremmo vedere più denti in giro. Però non ne sono sicuro, eh. Però, insomma, diamogli una chance, è un nuovo trinket. Che in realtà viene da Antiberf. Però non so in che modo l'abbiano modificato o se ho fatto cileca con l'effetto oppure no, insomma. Lo proviamo. Ragazzi, comunque, da Dogma e... The Beast sto zitto perché non è facile, Non è comunque facile. Sarebbe stato meglio averlo prima, ma sicuro, va bene. Ok. Si continua a salire. Un'ultima volta. Ok.
cuoricino rosso non mi serve. Allora, vai, Alt Lilith. Ecco, te sì che sei invece... anzi, te sei proprio thick. E non hai la band davanti agli occhi perché non hai proprio gli occhi. È sbloccato Lilith. The Herlot. Ok. Sono molto curioso. Nel prossimo episodio, ovviamente, ragazzi, facciamo Alt Lilith, eh. Ovviamente. Ah, qui posso portarne due, quindi... Ok. Bene. It's dogma time. Aspetta, rigenerale. Ok, vai. Il mio minion si è buggato sulla TV, bellissimo. Cioè, in realtà sta facendo il suo, ma con uno strano sprite. Merda. Il bonus alla velocità mi piaceva. Cazzo è figa sta colonna sonora, madonna. Ok. Vediamo se mi riesce di divertirmi adesso. No, come non sei morto? Hanno qualche tipo di scudo comunque questi boss, perché non è possibile che uno non muoia a seguito di tutti sti minion. Ok, è stato abbastanza anticlimatico, ma ci sta dando una mano nonetheless. Dai, su. Perfetto. Aie. Yeah. Forza The Beast, fammi divertire. Mica stanno immobili comunque alcuni di loro, eh. Senti che la fine è vicina, The Beast. Oh yeah. Ma ragazzi, no damage The Beast. No damage. C-section has appeared in the basement. Che non ho idea di cosa sia e di che cosa voglia emulare. Un parto cesareo? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Comunque, un streak di uno, pazienza. Ma nel prossimo episodio
Oddio. Non c'è l'incubus al suo fianco, ma questa specie di feto. Col che schifo, col cordone ombelicale ancora attaccato, tipo. Ho sinceramente paura e sono preoccupato, ma rimandiamo questa preoccupazione al prossimo episodio e godiamoci la vittoria. Qua è tutto dal vostro Katema. Ci vediamo al prossimo video. Peace.